Madonnella mia, così Padre Pio usava a chiamare in maniera affettuosa la Madonna della Libera, patrona di Pietrelcina. Una devozione che, come abbiamo detto nella puntata di ieri, era cresciuta con lui e in lui, una devozione che ecco, gli era stata inculcata dalla mamma, oltre che dal parroco di Pietrelcina. E sin da piccolo questa devozione che Padre Pio aveva per la Madonna era notata un po' da tutti. Aveva un amore forte, direi viscerale, per la Madonna. E in seguito, Padre Pio ebbe da piccolo, sin da piccolo, anche delle visioni all'incirca quando aveva 5 anni, non solo con Gesù e con dei santi, ma anche con la Madonna. E alla Madonna, dicono i suoi biografi, sin da piccolo Padre Pio offrì tutta la sua vita, tutta la sua verginità, una offerta che lui fece dinanzi alla Madonna della Libera, che ha rinnovato dopo, in seguito, ogni giorno quando era a Pietrelcina, e che di tanto in tanto, ecco, la Madonna lo gratificava per questa offerta con delle apparizioni, apparizioni che lui terrà nascoste solo per sé, che non dirà mai a nessuno. Ma perché Padre Pio non diceva di vedere da piccolo la Madonna, di vedere Gesù, di vedere i santi? Bene, il suo confessore, Padre Agostino da San Marco in Lamis, dirà che Padre Pio, così scrive nel suo diario, non diceva di queste apparizioni perché per lui erano normali. Cioè Padre Pio pensava che tutti vedevano la Madonna, chi vedeva Gesù, chi vedeva un santo. Quando poi gli è stato chiesto come mai lui non avesse mai rivelato queste apparizioni che ha avuto sin da piccolo, lui ha risposto: ma perché tu non le vedi? Proprio per dire che lui pensava che tutti avessero queste apparizioni. Vedete la semplicità di questo uomo. A Madonnella mia, Padre Pio non aveva mai dimenticato la sua Madonna della Libera a Pietrelcina, e quando andate a Pietrelcina andate a pregare dinanzi alla statua della Madonna della Libera, e lì troverete senz'altro tutta la spiritualità di Padre Pio e la sua presenza spirituale. Dicevo, non aveva mai dimenticato questo suo amore per la Madonna della Libera, e tutte le volte che i suoi compaesani da Pietrelcina andavano a trovarlo a San Giovanni Rotondo, Padre Pio sapeva, sapete che cosa raccomandava a questi suoi amici o parenti o familiari? Che una volta tornati a Pietrelcina diceva: date un bacio a Madonnella mia, oppure salutatemi a Madonnella mia. Aveva tanta fiducia, Padre Pio, nella Madonna, in Maria. E vogliamo anche noi rinnovare oggi la nostra fiducia nella nostra Mamma del Cielo e soprattutto invocarla con il titolo di Madonna della Libera, che ci liberi veramente dai mali, dalla guerra, dalla violenza, dal peccato e dall'ingiustizia. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!